Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuto a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntata dal colore letterario. Seconda puntata di una serie di tre in cui proveremo a ragionare della caratterizzazione dei personaggi. Questa puntata parleremo di cosa suggerisce la teoria narrativa sulla caratterizzazione dei personaggi. Ecco, quando scriviamo un racconto o un romanzo è necessario creare dei personaggi realistici, convincenti, credibili, che possano incastonarsi perfettamente nella favola. Per questo occorrono delle schede personaggi. Se assemblate un racconto, può bastare anche un post-it, perché nei racconti non si va mai oltre i due coprotagonisti e qualche comparsa. Se scrivete un romanzo dovete necessariamente elaborare una serie di schede personaggi in modo da tenere presente caratteristiche e funzioni dei personaggi nel servire la favola. Come si crea un personaggio? Ecco, io suggerisco di tracciare una favola e soltanto dopo costruire i personaggi ad hoc. In questo modo non correrete il rischio di creare una marea di personaggi che poi non userete, oppure che potrebbero disorientare il lettore. Una volta tracciata una favola, definite quanti e quali personaggi vi serviranno. Solo un protagonista? Deve essere maschio, femmina, bambino, un animale? Vi bastano due coprotagonisti? Vi servirà un protagonista ed un antagonista? Oppure avrete bisogno di alcuni coprotagonisti ed un antagonista? Oppure alcuni coprotagonisti coalizzati oppure da coalizzare in un'alleanza, che sono in lotta per ragioni diverse oppure le stesse contro vari antagonisti che sono già coalizzati? Vi servirà anche il traditore del protagonista o dei coprotagonisti? Forse vi servirà anche l'alleato segreto del protagonista e dei coprotagonisti? Tranquilli, l'unica cosa di cui non vi dovrete mai curare sono le comparse. Ecco, delle comparse non vi serve fare la scheda di questi personaggi, le potete scazzare così un po' come vi pare. Vi basta che le comparse siano sempre diverse tra loro. Può bastare anche un dado, lo tirate con una serie di numeri e ogni numero è collegato a una serie di caratteristiche fisiche che avrete precedentemente già definito in modo da avere una totale casualità. Una volta che avete deciso queste cose, ecco, prendete spunto dalla storia, dalla realtà, oppure da archetipi, oppure da personaggi già noti se applicate un retelling. 2. Personaggi credibili vuol dire che devono fare cose, dire cose che siano coerenti con il loro ruolo che hanno nella favola e per come li avete caratterizzati. E quindi dovrete mantenerne la coerenza. E personalità dei personaggi, ecco. Un lato in luce e un lato in ombra, con qualche tipo di conflitto interiore che può esserci, oppure un malessere che emerge e trasforma il personaggio durante l'incedere della favola. 4. Dovete decidere l'aspetto fisico: uomo, donna, bambino, alto, basso, colore dei capelli, degli occhi, linea del volto, magro, grasso, muscoloso, esile, tutte caratteristiche da sviluppare nella scheda personaggio, solo se queste serviranno alla favola. Altrimenti lasciate che il lettore immagini i dettagli dei personaggi come li pare. 4. Anzi 5. La persona umana, quindi a volte sbaglia, a volte si contraddice. Ecco, ma è necessario che nell'errore non si perda mai incoerenza, oppure eventualmente spuntino forti rimorsi di coscienza. I personaggi principali, di fronte a scelte difficili, dovranno rivelare il loro carattere. 6. Una volta creato il vostro personaggio, creando la scheda personaggio, trasformatela in una sorta di amico immaginario, proprio come fanno i bambini, in modo che possiate conoscere tutto di lui o di lei, in modo da inserire nel racconto o nel libro queste caratteristiche a voi note, solo se e quando serviranno alla favola. 7. I personaggi vanno calati nell'ambiente e o nei prosceni in cui si svolge la storia o le storie. In questo ambito interagiranno con cose o con altri personaggi. Compariranno nomi, soprannomi, scelte, azioni, inazioni, dialoghi. E di personaggi, a seconda del punto di vista che selezionate nella sequenza,
potranno rivelarvi tutte le informazioni della vista, dell'udito, dell'odore, eventualmente anche del tatto e del sapore, oltre a pensieri, idee, speranze, timori e quant'altro, ovviamente solo se questi, diciamo, queste scene servono al procedere della favola. 8. I personaggi devono avere sempre uno scopo, ossia devono servire la favola. Se un personaggio non serve alla favola, in un racconto va omesso, perché altrimenti allunga la broda e disorienta il lettore. Obiettivi ed ostacoli quindi interagiranno con il personaggio principale, sempre in coerenza con la direzione della favola, che deve procedere in avanti. 9. Caratterizzate i personaggi con dialoghi, con modi di dire e gesti, piccoli tic eventualmente, dato che il linguaggio non verbale è importante nella comunicazione umana, tanto quanto, se non di più, del contenuto del linguaggio verbale. B. Con oggetti che ha solo lui, un'auto, un cappello, un'arma, un vestito, eccetera. C. Con piccole incoerenze a lui non note, oppure note che sono ironicizzate e lo rendono unico. D. Con flussi di coscienza, con pensieri, oppure con diari, quali sono i suoi valori? Dio, patria, famiglia, lavoro, amici, valore del denaro, valore della vita umana, che cosa desidera, quali sono le sue paure, le sue aspirazioni? E. Show don't tell, per mostrare se il personaggio principale è un tipo simpatico, burbero, alla mano, tiene le distanze perché è timido oppure perché è presuntuoso, è ferito, è malato, è sano, ecco. Tutte queste cose andranno tracciate nella scheda del personaggio, solo se queste caratteristiche serviranno alla favola. Altrimenti sono da evitare in un racconto, perché si allunga la broda e non fa mai bene, perché poi disorienta il lettore. Mentre in un romanzo, ecco, tutte queste cose vi serviranno ed andranno definite o prima oppure in itinere da aggiungere alla scheda del personaggio, per sviluppare eventuali digressioni o sottotrame, se state applicando qualche tipo di ossatura, retelling, viaggio dell'eroe, trama convergente, trama divergente, eccetera. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, alla prossima.